Presenza importante a questa terza marcia per l'amnistia, quella del sindaco. È un impegno in qualche modo, oltre che personale, che lei proverà a portare anche ufficialmente all'interno dell'amministrazione di Roma? È un impegno che dura da molti anni e sono molti gli anni in cui dico che alcune leggi, come la Giovanardi Fini, che in questo momento tiene in carcere circa 30.000 persone per reati legati alla droga, il 70% per reati legati ai prodotti della cannabis, alle cosiddette droghe leggere, per le quali gli italiani tutti avevano votato negli anni 90 e il 54% aveva detto con chiarezza: vogliamo la depenalizzazione delle droghe leggere. Allora, ecco, sarebbe davvero necessario e opportuno rispettare la decisione presa allora dagli italiani e con un bel tratto di penna blu cancellare la Giovanardi Fini, così come dovrebbe essere cancellata la Bossi Fini, e lo dico nei giorni in cui abbiamo dovuto vedere con dolore la protesta nei nostri centri di identificazione e di espulsione, luoghi davvero di tortura che dovrebbero essere cancellati. Grazie al sindaco Ignazio Marino. Grazie.